L'ex Geffina si è schiantata contro un muretto, mentre era in sella ad uno scooter per girare un video selfie promozionale. Aida Nizar, ex concorrente del Grande Fratello, non perde davvero occasione per finire nell'occhio del ciclone mediatico, stavolta a causa di un incidente in moto. L'esuberante iberica si è fatta riprendere in un video mentre urlava il suo motto, "Adoro la mia vita", in sella ad uno scooter senza casco. Evidentemente, in preda all'entusiasmo, ha perso il controllo del ciclomotore e si è schiantata contro un muretto. Il video dell'incidente è diventato virale. Per fortuna l'imprevisto non ha le portato dei problemi fisici, tanto che in poco tempo si è risolto tutto, ma il video è diventato virale sul web. Ancora una volta Aida è stata pesantemente criticata da moltissimi follower sui social che l'hanno considerata un'incosciente. In effetti, il messaggio lanciato dalla Nizar nei confronti di molti seguaci non è stato dei migliori. Il video dell'ex Geffina aveva l'intento di invitare la gente ad una sua serata pubblica in un locale di Termoli. Dunque non c'è messaggio più sbagliato da inviare ai giovani, anche perché la concorrente dell'ultima edizione del GF, nonostante il suo carattere quantomeno originale, è molto seguita sui social e, teoricamente, dovrebbe sempre lanciare messaggi positivi. Tra i vari commenti, sono state davvero poche le persone che hanno preso le sue difese, in molti si sono indignati addirittura invocandone l'espulsione dall'Italia. Non è la prima volta, infatti, che l'ex Geffina finisce nel mirino delle polemiche. Impossibile dimenticare i suoi bagni improvvisati in due storiche fontane romane, Trevi e Piazza Navona. Una bravata per la quale le è stata inflitta una multa. Le critiche di Rita Dalla Chiesa dopo i bagni nelle fontane romane. I comportamenti di Aida Nizar hanno sollevato parecchie critiche in diversi ambiti, anche politici. Pesantissime le parole di Giorgia Meloni dopo il bagno nella fontana di Piazza Navona. La leader di Fratelli d'Italia aveva puntato il dito sul poco rispetto della spagnola verso i monumenti italiani, definendola un ignorante. Ma tra le note polemiche hanno visto protagonista l'ex Geffina, particolarmente infuocata è stata quella con Rita Dalla Chiesa. Tra le due non corre buon sangue. Non me la prendo per il gesto in sé, aveva commentato l'ex moglie del compianto Fabrizio Frizzi dopo il bagno della Nizar in Piazza Navona, ma per l'arroganza che ha avuto. Dopo testuali parole, non si è fatta attendere la replica di Aida che, attraverso un video su Instagram, si è rivolta così alla storica ex conduttrice di Forum, Rita non mi rompere. Davanti a te hai una donna che ha realizzato i suoi desideri, amo la vita. Vieni da me e godiamocela insieme.